dove per la prima volta metto in contatto il viaggiatore con esperti locali che condividono per professione l'amore e la conoscenza del proprio territorio. Quindi grazie a tourandgo.it il viaggiatore può acquistare esperienze di viaggio, per la prima volta lo può fare online. Quindi in totale autonomia il viaggiatore acquista con facilità il proprio hotel, acquista con facilità il proprio volo, ma allo stesso tempo non ha la facilità di acquistare singole esperienze di viaggio, che possono essere dalle classiche visite guidate, percorsi di bici, in trekking, si può andare a mangiare a casa di una famiglia salentina, si può fare una lezione di cucina, eccetera, eccetera. A livello locale io di fatto, a parte veramente pochissimissimi casi, non ho dei concorrenti diretti. Quindi la domanda che ti pongo è questa: nella mia analisi di concorrenti, cioè, è giusto secondo me che io attuo un'analisi dei miei potenziali concorrenti anche se non sono locali, magari sono nazionali o addirittura... Certo che sì, perché siamo nel tuo caso assolutamente sì. Che quando si parte con una nuova idea di fatto tutti li copiano, e soprattutto nel turismo le idee sono facilmente copiabili. In questo metodo che tu ci stai trasferendo, secondo te io devo anche valutare, diciamo, il copyright dell'idea? No, inserire i potenziali concorrenti locali che possono, tra parentesi, copiarmi, anche se di fatto non ho... Ah, se allo stato attuale non hanno un e-commerce, non sono concorrenti, non sono competitor. Aspetta, finisco. Non sono competitor. Se hanno però un posizionamento online forte, barra un posizionamento territoriale forte in termini di legami con l'APT e col contesto territoriale, sì. Secondo me sì. Nel senso che tu... la tua è già una domanda, tra virgolette, un pochetto più complessa, perché tu stai iniziando a strutturare, a pensare un sistema di offerta che è vero, che nasce come e-commerce, ma poi ha un trasferimento immediato, concreto, e quindi deve per forza relazionarsi anche con l'offerta che chi non va su web trova invece localmente. Per cui assolutamente sì. E a mio avviso... l'attività di diffusione dell'attività che tu fai dovrebbe al meglio svilupparsi non solo a livello online, ma attraverso anche una serie di PR, ovvero di pubbliche, quelle che normalmente si chiamano pubbliche relazioni, che però il termine PR è un po' diverso rispetto alle pubbliche relazioni, sia digitali sia reali. Ovvero, per te è importante che della tua idea e della tua attività in termini di e-commerce parlino banalmente anche i numerosissimi blog di turismo, ad esempio le agenzie di sviluppo territoriale e di sviluppo locale. Vero che tu dici, vabbè, ma la mia è un'attività e-commerce. Sì, ma che poi tu raggiunga il tuo destinatario finale direttamente o che non lo raggiunga tu direttamente attraverso l'attività di e-commerce, ma le APT, a te che cosa cambia? Niente, hai un intermediario, ma semplicemente, che ti fa da influencer. E qui introduciamo un altro elemento. Le APT per te a questo punto diventano, da un lato, dei concorrenti, tra virgolette, ma più che dei concorrenti diventano appunto dei soggetti che possono aiutarti a darti, oltre che a darti visibilità, proprio che lo utilizzino come strumento, che facilita anche loro e che aiuta loro stessi a rispondere alle esigenze del turista ancora un pochetto più tradizionale, che arriva in loco e dice: ok, sono arrivata in Puglia, sono arrivata in Salento, perché tutti parlano del Salento, e mo che faccio? Vado all'APT
E vado all'APT e l'APT apre il mio. Non è detto che l'APT debba comunicare al turista, al signor Ugo che arriva da Milano e che dice: ah, voglio vedere il Salento, cosa mi fate vedere oggi? Che l'APT abbia utilizzato il tuo portale al signor Ugo non interessa, tanto la volta dopo il signor Ugo andrà di nuovo all'APT locale e si farà dare le indicazioni. Oppure anche l'APT locale, se si trova il signor Ugo 35enne che ha in mano l'iPhone, gli dice: ah, guardi, io adesso le do tutte le indicazioni, però se poi si sposta tra una settimana e va su nella zona del Barese, guardi che può fare. Io l'ho cercato qua. E a quel punto ti funge da influencer barra disseminatore. Quelli che tecnicamente si chiamano connector, ovvero le persone che sono in grado di agganciare relazioni, e maven, quindi che si fanno portavoce di quello che è la tua attività, e fanno proprio anche, e in questo caso sono i tuoi salesman, ovvero quelli che vendono. Tre riferimenti che ho utilizzato sono riferimenti che l'autore è Goldwell e il riferimento teorico è la teoria delle reti. Volete aperta e chiusa parentesi, cioè i riferimenti teorici ci sono e sono profondi, non è che stiamo inventando, cioè quando si parla di teoria delle reti si parla di una cosa studiata scientificamente e sul quale sono state fatte anche delle modalità di teorizzazione per individuare dei tipi di soggetti che ci possono aiutare a veicolare determinate modalità e forme di messaggio. Risposto? Ok. A questo punto, visto che abbiamo, dopo aver fatto l'analisi dei concorrenti, torniamo e entriamo nell'esempio specifico del Puccini, appunto. Coerentemente e in accordo con la direzione artistica abbiamo detto: ok, volete andare su web, volete costruire un'identità digitale. Cioè, no, la loro richiesta era: dobbiamo essere sui social perché tutti sono sui social. Si è partiti così. Ok, dobbiamo essere sui social perché tutti sono sui social. Capiamo perché abbiamo fatto un'analisi dei concorrenti. I concorrenti vostri fanno questo con queste finalità e sono su questi canali. Che cosa vogliamo essere noi? Perché noi vogliamo essere online? In modo maieutico abbiamo individuato due. Modo maieutico vuol dire il gruppo di ricerca affidatario ha fatto queste proposte al festival. Finalità che abbiamo individuato erano sostanzialmente due. Prima, in termini di awareness, ovvero di notorietà. Il Festival Pucciniano è un festival noto in Italia, poco noto all'estero, che quando dico poco noto, dico noto sostanzialmente da parte dei melomani, ma soprattutto l'elemento che noi volevamo far passare era che il Festival Puccini è in grado di rinnovarsi, è in grado di aprirsi a delle nuove modalità di comunicazione perché è disposto a farlo e perché quindi è disposto ad accogliere anche in realtà un pubblico diverso, un pubblico nuovo. Ma per comunicare questo bisogna comunicare che ci siamo, che siamo disposti e che abbiamo una determinata apertura mentale. Quindi dobbiamo farci conoscere, far vedere che sul web ci siamo e ci siamo in modo efficace, da un lato. Secondo luogo, porre le basi per avviare il processo di community building, ovvero di creazione, di implementazione di una community che fosse attiva, interattiva e che fosse in grado di sviluppare una relazione anche abbastanza profonda con il festival. Due strategie sostanzialmente, che non sono due strategie separate, ma sono due strategie strettamente interconnesse. Quindi l'awareness,
da un lato la community building, l'awareness sostanzialmente affidata per quel che riguarda la comunicazione del brand al sito, ma in parte anche alla pagina Facebook, e la community building tutta demandata al sistema social. Ok? E qua la costruzione, diciamo così, complessiva in termini di awareness focalizzata sulla costruzione di un sito che fosse agile, snello e che permettesse appunto di essere un punto, tra virgolette, informativo per il pubblico già fidelizzato, per gli amanti della lirica, per gli appassionati di Puccini e anche per, diciamo così, il mondo turistico della Versilia. Teniamo presente che appunto Torre del Lago sta in Versilia, quindi una il corrispettivo a Versilia sta alla Toscana come il Salento sta alla Puglia, sostanzialmente, in termini di attrattività. Gli obiettivi operativi che ci siamo posti, quindi dopo aver definito i due strategici, erano sostanzialmente progettazione e lancio del nuovo sito, revisione e lancio del nuovo sistema di social media. Questo portava alla creazione di nuovi linguaggi, nuovi comportamenti, nuovi canali di interazione col pubblico. Le caratteristiche dovevano essere quelle della multicanalità e della multipiattaforma, quindi linguaggi diversi e appropriati su canali diversi, per target diversi e creazione anche di una community building che rafforzasse il senso di appartenenza interno al festival, dove si scannavano. Continuano a scannarsi anche adesso, non è che sia differente. Per cui questo lavoro è in termini da considerarsi come un punto di partenza, non certo come un punto d'arrivo. Questo è quello che abbiamo, diciamo così, portato a casa dopo 2 mesi di attività con i social. Vuoi budget? Io i budget te li do indicativi, non te li posso dare. Primo perché non si fa. Secondo perché era ampiamente sottomercato, nel senso che io sono sincera, il sito web è stato realizzato a prezzi di costo 2.500 euro, quasi 3, perché erano 200, 2.500 senza IVA. I VATO poi arriviamo a 3. Per tutta l'attività sui social, il Puccini ha investito, ti do un range, ok? Dai 5 agli 8. Per tutto, tutto. Tra i 5 agli 8. Noi abbiamo iniziato a lavorarci attivamente. Cioè, no, la prima proposta è arrivata ai primi di giugno, è stata fatta ai primi di giugno. L'incarico ha preso il via, la conferenza stampa di presentazione è stata il 28 giugno, 28 maggio, un mese prima più o meno. Indicativamente, sì, perché poi abbiamo avuto il giorno della conferenza stampa, me lo ricordo molto bene perché il sito non andava, mi sono beccata tanti di quegli insulti che in vita mia mai tanti, mai così tanti tutti insieme. Se si parte da zero è normale, se il tutto viene fatto con tempi che sono stretti e sotto la media, ancora più possibile che questo succeda. La costruzione del sistema, come è stato pensato, ve lo spiego. Allora, al centro, come abbiamo detto, ci sono praticamente
allo stesso livello di importanza sito web, quale viene affidata appunto la comunicazione e tutta l'informativa base, da un lato, e dall'altro lato la pagina Facebook come strumento, come hub, quindi come lo spazio deputato al dialogo, all'approfondimento, alla relazione. Stiamo parlando comunque di un festival di musica lirica dedicato a un compositore tra i più importanti, ma non certo il più importante italiano. Parliamo di Puccini, non parliamo di Verdi. Ok? Quindi, e non parliamo di Rossini e non parliamo di Mozart. Nell'anno verdiano, per cui noi in cartellone avevamo cinque opere. 5, di cui 3 di Puccini e 2 di Verdi. Per cui io dovevo lavorare sulla brand awareness del Festival Pucciniano con 3 opere. Punto. 2 di Verdi. 3 opere di Puccini e 2 di Verdi. No, una di Verdi e una Mascagni Puccini. Quindi, tra l'altro, Cavalleria Rusticana e il Tabarro. Quanti di voi conoscono il Tabarro? Qua dentro? Ecco, abbiamo detto tutto. Poi se vi dico Turandot, ovviamente tutti conoscete Turandot, per carità di Dio. Però questo era tutta la dimensione legata alla comunicazione di prodotto che doveva essere a supporto comunque del rafforzamento del brand, che è stato demandato ai canali multimedia, YouTube, Pinterest, Instagram e SoundCloud. Tra l'altro, il sistema si è evoluto in corso d'opera. Instagram inizialmente noi non lo volevamo utilizzare perché avevamo una paura fottuta. Per il semplice fatto, appunto, come detto prima, che abbiamo a che fare con il cantante lirico, che se vi faccio solo questo esempio. L'anno precedente a Spoleto a me è stata fatta togliere una foto perché nella foto la cantante lirica aveva la mano qua e aveva lo smalto delle unghie leggermente scheggiato. Non sto scherzando, cioè è vero. Quindi io ero, quando mi hanno detto, quando il direttore del festival, tra l'altro, del quale io posso parlare solo bene, Moretti, persona di grande cultura, basta, molto aperto, moltissimo aperto, con un unico problema, cieco. Mi dice, ci dice, ma questo Instagram che va così tanto, perché noi non lo facciamo? Che faccio presente tutti i problemi, e mi dice, nessun problema, te non ti preoccupare, nessun problema. Da domani tu puoi andare quando vuoi, come vuoi, nel backstage. Va bene, ok. Io avevo la libertà di fare tutte le foto che volevo senza nessunissimo problema. Ovviamente io premurata di fare tutte le liberatorie, perché quello fatelo sempre quando trattate le immagini, soprattutto delle persone. Soprattutto iniziamo a lanciare anche il canale Instagram, che va bene. Inizia ad andar bene, c'è appunto questo famoso dittico in cui c'è il Tabarro e la Cavalleria Rusticana. Cavalleria Rusticana con una bellissima scena corale con tantissimi bimbi, un centinaio di bimbi in scena che facevano appunto la famosa entrata della Cavalleria Rusticana, dove c'è il popolo, dove c'è tutto il paese e anche i bimbi. Io ovviamente faccio tutte le mie foto del backstage e tutto il pubblico. Il giorno dopo il direttore mi chiama e mi fa: perché non ci sono le foto dei bambini? E io lo guardo e gli dico: perché col cavolo che io metto le foto dei minori su Instagram? Abbi pazienza, ma non te ne metto manco una. Cioè, e lui fa: perché? No, cioè, perché ci vanno le liberatorie, non esiste che io esca con delle foto di bambini. Fa: ma sono così carini, ti preoccupare. Cosa ti serve? Io faccio, ma che vengano firmate le liberatorie, banalmente. Prepara la liberatoria. Preparata la liberatoria, il giorno dopo io potevo fare le foto ai bambini. Così si lavora.
con me, con po', cioè io mi sono divertita tantissimo a lavorare col Puccini, nonostante dal punto di vista economico non ci fossero le condizioni, non c'erano proprio. Dal punto di vista della, diciamo così, anche sostenibilità tecnica, tecnologica, abbiamo lavorato con mezzi poverissimi, un iPhone, io facevo le foto con l'iPhone, io, cioè, che faccio delle foto che fanno orrore. Perché non avevamo un fotografo di scena? O perché il fotografo di scena faceva le foto di scena, ma non poteva anche fare le foto del backstage? E soprattutto non era abituato a lavorare in digitale. Per lui le foto erano le foto di scena che vengono fatte di norma durante la generale o durante l'antigenerale. Qualcuna viene fatta il giorno stesso, la prima, ok, ma non più di un tot. Però questo cosa significa? Significa che c'è la volontà di fare, c'è la volontà di instaurare un dialogo e di rompere delle barriere. Si può tranquillamente fare, anche con pochi mezzi. Canale San Cloud originariamente non era previsto. Anche in questo caso, perché è stato montato il canale San Cloud? Sempre il dire famoso direttore arriva, io sono lì, sto lavorando le mie cosette, arriva con un CD in mano e mi fa questo, e faccio, sì, Edgar, e io, Dorante, lo guardo e faccio, Edgar, ma la prima opera di Puccini, e io, ah, in teoria dovrei sapere, bello. È una registrazione che abbiamo fatto noi qua al Festival, CD strepitoso, bellissimo, diritti di proprietà del Festival. Cosa ne facciamo? Cosa ne facciamo? Mettiamolo su SoundCloud. SoundCloud, io l'ho lanciato l'ultima settimana del Festival. Edgar mi ha fatto 1200, senza promuoverlo né niente, Edgar mi ha fatto 1200 in una settimana. 1200 ascolti. Quindi questo per dire che il sistema si monta e poi cresce a seconda anche della tipologia di contenuto che io ho a disposizione e di come lo voglio veicolare. Perché a me faceva gioco SoundCloud? A me faceva gioco SoundCloud per una serie di ragioni, innanzitutto perché mi posizionavo su un canale dove i miei concorrenti non ci sono. In primo luogo, in secondo luogo perché avevo dei contenuti esclusivi bellissimi, con una qualità audio strepitosa. In terzo luogo, valorizzo ha una finalità davvero legata a quella che è la mission di un festival come il Puccini, la valorizzazione del compositore, delle opere e la reinterpretazione era stata realizzata con un'orchestra di giovani artisti, tra l'altro. Per cui tutto cresce. Dimensione di interazione era affidata a Twitter, Facebook e Instagram. E il mio hub, invece, nel caso specifico, era Facebook. Perché è Facebook il mio hub in questo caso? Il mio hub in questo caso è Facebook perché chi va ad ascoltare l'opera lirica, avendo anche disponibilità economica di acquistarsi un biglietto dai 30 euro in su, dove non è prevista una scontistica per gli studenti, dove non sono previsti a malapena dei biglietti cumulativi per le comitive, dei pullman e basta. Cioè, questo. Se io adesso vi faccio vedere la pagina Facebook del Puccini, non è niente di particolarmente innovativo. Soprattutto nel momento in cui noi, scusate, la visualizziamo, ci rendiamo anche conto che il linguaggio, tra virgolette, attraverso il quale noi postavamo, non era un linguaggio così informal, non era un linguaggio così smart, ma era il linguaggio che noi volevamo
che utilizzasse il festival. Il festival è un festival che ha un determinato peso storico, una funzione anche di valorizzazione e di conservazione della quale io non posso dimenticarmi mai, e che deve parlare in un determinato modo. Deve avere una ricchezza, una completezza di contenuto di un determinato livello. E così deve parlare, e così parlavano i post. Adesso siamo ovviamente nel momento post-festival, tra l'altro un momento delicato per il festival stesso perché c'è stato anche il cambio di presidente e con una sorta sostanzialmente di momento di interregno, più o meno, tant'è che banalissimamente noi stiamo facendo un mantenimento praticamente a costi zero della pagina, con dei post appunto. Sotto Festival noi avevamo una media compresa tra i 4 e i 6 post giornalieri, più o meno indicativamente. Adesso, post evento, a un anno di distanza, abbiamo stabilito un piano editoriale che prevede 3 post settimanali, non di più. Con anche dove appunto il linguaggio è questo, una nuova chicca sul nostro YouTube, un emozionante video delle prove di Tosca diretta dal maestro Alberto Veronesi, dal cui canale è tratto. In questo caso noi siamo sempre molto rispettosi anche in questo senso, cioè è postata sul canale di Veronesi, inserita nelle playlist del canale YouTube del Festival. Diamo a Cesare quel che è di Cesare. Non perché, ma perché questo fa gioco anche a me, nel senso che Veronesi è stato un mio direttore, d'orchestra, quindi io voglio che il mio nome sia strettamente legato al suo e che compaia. Un bel servizio del TG1 sulla mostra Verdi a Elephant Panam organizzata a Parigi. Vedete, i post non sono nulla di particolarmente esaltante. Scusa? Quello che vi dicevo su St. Cloud, per un weekend alle atmosfere pucciniane, la grandissima Magda Olivero, senza mamma, tratto da Suora Angelica, dal nostro canale St. Cloud, con il link al St. Cloud. Le interazioni permangono, nonostante non siamo in periodo festival. Il che cosa ci fa dire? Queste le orribili foto della roba, ma lasciamo perdere. L'interazione rimane, diciamo così, attività sulla pagina sta continuando ad avere vita nonostante siamo post-festival. Questo cosa ci dice come impressione immediata? Vuol dire che siamo riusciti a creare partecipazione e community. Questa foto ha avuto 44 condivisioni. Cioè, e non è una bella. Obiettivamente, tra le varie foto, non è sicuramente. È una foto di scena banalissima, normalissima. Ce ne sono di mille volte più belle. Anche qua, piccola osservazione. Alternanza. Quando ci sono delle foto poi particolarmente belle e in cui si cerca di dare visibilità e di metterle a tutto schermo. Lo sapete fare, vero? Questa, appunto, poi questa era la chiusura del festival. Anche qua con rispetto ai copyright sempre inseriti e dichiarati. Se volete vi faccio vedere i risultati dell'attività social.
Allora, vabbè, questi sono gli elementi che abbiamo visto. In questa pagina abbiamo le principali evidenze riassunte. Poi entriamo negli insight più di specifico. Sito rinnovato, interattivo, accessibile da tutti i device. Sistema di contenuti diretto tramite CMS, quindi un sito sviluppato con WordPress, molto semplice, molto facile, niente di particolarmente eclatante, niente di innovativo dal punto di vista tecnologico. Dall'apertura del sito il 25 luglio, ecco sì, il 25 luglio, alla fine del festival il 29 agosto, i visitatori sono stati più di 35.000 con quasi 50.000 visite. Quindi tutto, rispetto ai dati di Analytics che avevamo del sito passato, dove la media dei visitatori era forse 500, che poi manco entravano, i risultati non sono stati male. Non è stata fatta nessuna campagna di Ads su Google. Zero. Una pagina Facebook istituzionale. Siamo partiti da un profilo che abbiamo convertito in fanpage, che aveva più o meno un 3.000 fan. E siamo arrivati a 14.000. Quindi il mio obiettivo, io me lo sono raggiunto, il mio obiettivo quantitativo. Sì, abbiamo fatto ADV su Facebook targetizzata e c'erano in corso circa 6 campagne che venivano cambiate ogni giorno, aggiornate, cambiate, modificate day by day. Vuoi sapere l'importo speso dal festival? Il budget destinato alla DV? Meno di 500 euro. Quindi parliamo di cifre assolutamente contenute. Scusa? Sì, è molto interessante, non è facile impostare una campagna di... Cioè, no, impostare una campagna di via è molto semplice. Non è così semplice seguirla, ritararla e fare delle azioni di remarketing, che però si fanno e si fanno anche molto agevolmente. Se abbiamo tempo nel pomeriggio lo facciamo assolutamente. Poi una pagina Facebook in inglese. È un fake, non è vera, nel senso sì, non è vera, nel senso che non l'abbiamo seguita no al... Nei festival ci sono delle dinamiche un po' strane in alcuni casi, per cui l'ex assistente del direttore, che aveva ereditato dal direttore precedente, madrelingua inglese, nuovo direttore, non l'ha voluto più come assistente, l'ha messo in biglietteria. Ok? Lui aveva aperto la pagina Facebook in inglese, gestiva la pagina Facebook in inglese e ha continuato a gestirla. Sì, ma prego, prego. Cioè. Sì, e quindi non erano, cioè non l'abbiamo curata. Noi davamo semplicemente delle indicazioni sui contenuti, ma la pagina Facebook in inglese a tutti gli effetti aveva un'altra, cioè era il giochino. L'account Twitter che ha funzionato pochino, ma nel senso che ci abbiamo anche investito pochino, abbiamo da zero, però abbiamo 400 follower nel giro di un mese e mezzo, che non è male, soprattutto per la tipologia di festival e in relazione anche ai concorrenti. Usano, su Twitter andava montato una strategia ad hoc, ma non c'era né il tempo né le risorse, quindi è stato più defilato e ha avuto sostanzialmente un ruolo di reminder e di tip, né più né meno. Il canale YouTube, dove invece abbiamo sbagliato noi, e
E non ho problemi ad ammetterlo, nel senso che, cara, le YouTube non ha mai davvero decollato. Per un problema, vi spiego subito perché non ha decollato. Il canale YouTube poteva diventare un hub fortissimo, non è stato così perché sempre quando arriva il direttore, sempre con un, no, anzi arriva la responsabile dell'ufficio stampa con una chiavetta stavolta da me e mi fa: c'ho il servizio del TG4 e del TG5. E io: bene, Alessandra, belli, li mettiamo su YouTube. No, li mettiamo su dove no, io abbiamo le liberatorie, abbiamo la possibilità di, me li hanno mandati loro, vuoi che non ce l'abbiamo? Io: sei sicura, Alessandra? Io carico? Sì, me l'hanno mandati loro. Guarda, guarda, e mi dà la chiavetta. Punto su, carico i due video, i due servizi, uno del TG4 e l'altro del TG5. 6 ore mi arriva la notifica di YouTube in cui mi dice: hai caricato un contenuto protetto, attenzione. Quindi quello mi ha mandato. Io ovviamente, dopo che tu hai il bollino rosso, il canale YouTube, tutto fai fuorché promuoverlo. Lo inabissi, se l'abbiamo inabissato più che abbiamo potuto. E quindi ci siamo giocati il canale YouTube per l'edizione di quell'anno. Erano due servizi. Allora, un servizio del TG4 e un servizio del TG5, che erano stati pubblicati sui canali YouTube dell'uno e dell'altro. Gli ho detto: ma guarda, semplicemente inseriamo delle playlist e rimandiamo ai loro canali. No, 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 facciamo il Puccini in TV, il Puccini in TV. E io ho fatto il Puccini in TV e mi è arrivato un bel bollino rosso. Quindi quello ci ha segato le gambe, perché io ho tutto fatto fuorché dare visibilità a un canale che aveva un mezzo bollino rosso, cioè, perché il bollino rosso da YouTube ti arriva. Due contenuti protetti caricati nel giro di 2 ore. No, no, beh, queste sono cose fondamentali, nel senso che. Allora, ripeto che per diversi mesi non ho potuto pubblicare video su Facebook, mi era stata disabilitata la funzione, la possibilità di farlo, perché sul profilo personale, quindi sul mio diario, non sulle pagine Facebook, avevo fatto un montaggio di una fotografia di una mia amica, montando sopra una canzone che avevo scaricato da YouTube, ma era di una banalità, non mi ricordo nemmeno qual era, però era veramente banale. È una cavolata. Fatto sta, come ho pubblicato questo video, mi è stato detto è violato i diritti, non avevi autorizzazioni per utilizzare questa musica, ti è stato disabilitato la funzione di video, ma non mi ricordo esattamente cosa. Poi vabbè, ho scoperto che di recente lo posso fare di nuovo, però per mesi non ho potuto fare niente con i video, ovviamente. Per una cavolata simile, perché alla fine è però. È fondamentale, sì, e quello ti in alcuni casi rischia di essere un boomerang notevole. SoundCloud invece, che è più diciamo così, no, è un pochino più attento, mentre tu quando carichi delle musiche che sono protette, te lo dice subito, ti dice: guarda, attenzione, non te l'abbiamo fatto pubblicare perché Tizio dice che ha lui i diritti di questa cosa. Se tu non sei sicuro, se tu invece sostieni che i diritti siano tuoi, parla direttamente con lui e diccelo, però noi ora non te lo carichiamo. Però bisogna stare attenti, nel senso, io in questo modo mi sono bruciata, io dico, noi ci siamo bruciati un canale che è fondamentale. YouTube è fondamentale non solo perché è il canale dei video per eccellenza, ma per un altro motivo. Questo anche Vimeo. No, per un altro motivo.
Sì. Cosa intendi per autorizzazione del sito? Con Google Plus e YouTube che sono uniti ultimamente, venendo collegati al sito, danno la possibilità di salire, di Allora, visitare su Google e su YouTube. questo Google Plus. Google Plus. Infatti Google Plus, io anche se non lo utilizzate, fatelo, non gli date visibilità, ma vi ottimizza la ricerca su Google, quello sicuramente sì. No, YouTube non per quello, appartiene sì sempre al gruppo Google, però è un altro motivo fondamentale. È il secondo motore di ricerca dopo Google, YouTube. Attenzione, un attimo solo di attenzione, poi chiudiamo e vi faccio andare in pausa pranzo. È il secondo motore di ricerca YouTube. Quindi è fondamentale esserci. Ad esempio, per me su Spoleto l'anno precedente aveva funzionato benissimo perché addirittura mi portava visite. Se tu lavori bene col tag dei video e hai dei video, cioè se hai personaggi, cioè io in questo caso ho Puccini, che insomma, Puccini, però quando hai un maestro Muti, i nomi di richiamo dal punto di vista lirico, dal punto di vista dei personaggi, dei titoli, se te li spendi bene ti generano traffico e ti portano traffico. Io c'avevo un YouTube che era, non ho neanche messo i numeri, mi vergognavo, cioè, ho cercato di inabissarlo, non certo di tirarlo su per quei motivi. Poi abbiamo fatto il Pinterest, che il Pinterest piaceva un casino, nel senso che poi le foto tutte messe bene, le foto di scena non erano male, Pinterest rendeva abbastanza bene. Poi davvero dal punto di vista scenografico il Festival Puccini è la sera era strepitoso, tra l'altro c'è questo passaggio giorno-notte che c'è cioè, giorno-tramonto che è impressionante. Puccini ha 3.000 posti. Appunto, 3.000, quasi 4.000 posti, ha un palcoscenico che viene movimentato con una gru, tanto è grosso. La movimentazione delle scene avviene tramite una gru posta dietro e tramite due torrioni laterali, quasi un centinaio, no, aspetta, sono una cinquantina di metri, due torrioni laterali posti, quindi tu arrivi di giorno e ti sembra di arrivare in un cantiere. Poi appena c'è il tramonto e il parco è allestito, diventa una cosa strepitosa. Per cui noi avevamo anche in un certo senso questo problema, che chi di giorno è in Versilia si trova lì quella roba lì e pensa di essere in un'atmosfera post-industriale, un post-industriale, invece no. Poi la sera cambia radicalmente, davvero. Poi vi faccio vedere qualche foto. Appunto, poi abbiamo aperto SoundCloud per la prima volta. Siamo stati i primi in Italia, un canale dedicato alla musica di un festival di musica classica barra lirica. E appunto, in 2 settimane abbiamo fatto 2.600 ascolti, che non è male. Poi Instagram, 112 foto e circa 600 like. Allora, questi ve li passo in rassegna molto velocemente, anche perché sono quasi ora. Mi date ancora 10 minuti? Ce la fate? I visitatori unici sul festival sono stati 33.500, quasi 50.000 visite. Mediamente venivano viste 3-4 pagine. Che per me è buono perché sono le 3-4 pagine che mi servivano, ovvero la home, la pagina di atterraggio, la pagina con il programma e la pagina degli acquisti. Io volevo che la gente mi vedesse quelle tre robe, cioè decidesse che cosa vedere e quindi decidesse di acquistare. Il sito è quello, la gente trova le informazioni e compra, punto. Perché comunque io devo vendere, cioè 3.500 posti. È stato un incremento degli abbonamenti e un leggero aumento nella vendita dei biglietti, ma noi non abbiamo lavorato in direzione. Non era tra gli obiettivi, no, era ancora presto. Cioè, era ancora presto lavorare in termini di. Cioè,
con loro siamo riusciti davvero a fare un discorso abbastanza lungimirante di posizionamento. E da lì l'anno successivo, in teoria, quest'anno siamo pronti per utilizzare, per spingere. Nella mia fantasie notturne, ho una vita piatta, abbiate pazienza, ci sarebbe l'idea appunto di implementare molto sul quotè internazionale, con un'integrazione rispetto al sistema turistico, che è il plus che potrebbe avere un festival come questo, per fare saltino. Il tasso di rimbalzo era decisamente abbastanza basso, quindi buono, vuol dire che la gente non è che ci atterrava e andava da un'altra parte, ma si cercava le cose che gli servivano. Facebook, quarto in Europa per numero di fan, aumento di oltre 7.000 fan nel corso del festival, un mese di festival. Quindi buono. Altre luglio, quindi già avevamo fatto la conversione, avevamo iniziato l'attività virale, eravamo passati dai circa 3.000 che avevamo preso con profilo a 6.000 fan e dai 6.000 siamo partiti con l'attività di ADV, di ad. Quindi siamo arrivati a quasi 14.000 fan, con un andamento incrementale, anche e con ovviamente la caduta post festival. Questi i dati legati alla portata complessiva del festival, che ti dà l'idea appunto dell'andamento. E questi gli andamenti attraverso attività virali e attività, diciamo così, sponsorizzate. Quello che a noi interessava era verificare appunto la portata, vero? La portata sono i visitatori unici, cioè i visualizzatori unici, non le visualizzazioni. Differenza tra visualizzazioni e singoli visualizzatori sta nel fatto che un soggetto può visualizzare più volte, nel senso che una volta lo vede sul wall, un'altra volta lo vede sul wall dell'amico, la volta dopo lo vede atterrando direttamente sulla pagina. La portata massima l'abbiamo raggiunta con circa 34.478 visitatori unici, di cui appunto la metà spontanei e la metà generati dall'attività di ADV. Ok? L'elemento positivo però è la capacità di interazione che la pagina è stata in grado di generare, ovvero vero che la notorietà della pagina è stata garantita grazie anche all'attività di ADV fatta costantemente. L'interazione e le dinamiche che poi la pagina è stata in grado di generare sono tutte assolutamente spontanee, ovvero non basta arrivare ai fan e fargli mettere il like sulla pagina, ma quello che è importante è come loro successivamente interagiscono, che tipo di attività fanno, come si muovono e come dialogano. Il dialogo era intenso, i like notevoli, molti adesso li vediamo. Questi sono gli andamenti appunto in termini. Il valore medio dei like messi ai post di circa 367, quindi parliamo di un valore medio che è buono, anche perché noi postavamo dalle 4 alle 6 volte al giorno, quindi modo assiduo sotto festival. I commenti ai post, valore medio di circa 38, con 6 post al giorno era più che sufficiente per me ed era quello che a me interessava, che ci fosse un minimo di interazione legato al singolo post. Se teniamo conto che i post in media erano 6, le 38
diciamo così, i 38 post vanno moltiplicati per 6, di più mi avrebbero intasato la pagina. Quindi sono anche tarati per creare una sorta di interazione, diciamo così, contestuale ad animare la pagina, per renderla interessante e interattiva, ma non sovrappopolata e spalmata su diverse, diciamo così, azioni, attività. Vero, alcune di approfondimento, altre di curiosità, altre di legame col territorio, altre di richiamo e rilancio di foto, immagini, video, altri, gli altri canali, il sistema complessivamente. Quindi vedete che tutto deve rientrare, il valore medio delle condivisioni era circa di 65, è circa di 65 a post. Questo cosa mi dice? Mi dice che ci sono degli andamenti altalenanti, che ovviamente ci sono delle giornate che hanno ottenuto una maggior richiamo in relazione alla tipologia di contenuti, ma che mediamente c'è stato un'interazione costante. I post che sono andati meglio sostanzialmente sono stati quelli che contenevano video e foto. Non abbiamo i dati dell'audio, perché gli audio venivano visualizzati come link esterni, perché li mandavano a SoundCloud. Dal momento che non avevamo SoundCloud, non embedda. Embeddare, claro? Ok. SoundCloud non viene embeddato in Facebook, ma veniva lanciato come link esterno per generare traffico sul link esterno. I link di YouTube no, tutti embeddati, in modo tale che la gente rimanesse su YouTube, perché non volevo che mi andasse su YouTube in esterno, a parte che comunque l'embedding con YouTube è fatto in automatico, quindi tendenzialmente la gente i video magari se li visualizza lì. Questi sono i valori massimi che ve li... è una slide paracula, dicesi questa, nel senso che non vi ho riportato i valori medi, ma vi ho riportato i punti massimi. Questo perché? Questo perché dovevo andare dal mio committente e dirgli, visto che comunque siamo stati bravi anche a far quello, noi quello che mi interessava fargli vedere è che era che, ad esempio, il massimo delle visualizzazioni totali al giorno per me è stato di quasi 1.400.000. Un giorno, che è decisamente buono. Sì, sono contenta. Scusate. E la portata totale al giorno, molto più bassa ovviamente, la vedete, che è di 307.000, che però è notevole, tenendo conto che io avevo una base di fan di 14.000, il fatto che la portata totale giornaliera fosse di 307.000 era strabuono. Qua abbiamo la composizione dei nostri fan ed è interessante vedere, qua si vede poco, però sostanzialmente, vabbè, a parte abbiamo la maggioranza di donne, perché le donne sono statisticamente di più, ma perché soprattutto le donne partecipano anche di più alle attività culturali. Qualsiasi indagine sul pubblico vi dice, a parte il jazz, mediamente il 60% del pubblico è femminile, dal 60 al 70% è femminile. Solo sul jazz abbiamo l'inversione, perché come dice Paolo Conte, le donne odiano il jazz. Qua si vede poco, però sostanzialmente rispetto, noi abbiamo due colori, uno che è un grigino chiaro e l'altro che è l'azzurro. Il grigino chiaro ci dice sostanzialmente la popolazione di Facebook, e invece l'azzurro i nostri fan. Sostanzialmente il nostro zoccolo duro andava dai 25 ai 54 anni. I 25 praticamente ci prende tutto il range, si sovrappone rispetto ai 25 anni che sono su Facebook. Invece il pubblico dai 35 ai 54 risulta essere proporzionalmente molto maggiore rispetto a quelle fasce d'età che sono su Facebook. Quindi probabilmente c'è stata anche
gente, visto che comunque anche la pagina Facebook tu la puoi vedere anche senza loggarti, oppure loggandoti anche in altro modo, ha visualizzato la pagina Facebook. La provenienza, ovviamente la maggior parte italiani, e tendenzialmente si vede male, però quello che a me interessava era che loro mi arrivava, i miei fan, sono tutti fan che poi erano anche pubblico potenziale reale, ovvero arrivavano da Roma 1000, da Viareggio, dalla Toscana 774, da Milano 654 e quasi 500 da Firenze. Segui Lucca, Pisa, Genova, Bologna, quindi diciamo che era tutto pubblico di prossimità, anche perché io ho impostato le campagne di ADV sul pubblico di prossimità, logicamente, io volevo che poi questi venissero a vedere qualcosa, se non subito, almeno nella vita più o meno, prima o poi arrivassero. Vabbè, niente, il livello di coinvolgimento, quali erano più attivi, questi dati, vabbè, questo l'inglese che vi dicevo è buon. I dati di YouTube li abbiamo visti prima e appunto sono sostanzialmente molto bassi per i motivi che abbiamo visto, quindi non ci perderei tempo. L'andamento di Twitter è stato comunque positivo, visto che l'abbiamo aperto ex novo sostanzialmente, e qua abbiamo visto, qua c'era lo schema di quelli che sono i main influencer, ovvero le persone che hanno interagito di più con il mio profilo Twitter e sui quali l'anno prossimo si dovrà lavorare in direzione della costruzione di un legame più solido e più profondo, anche in termini di influenza diretta, visto che alcuni di questi sono abbastanza strategici per noi. Ritwittato, messo like, messo la stellina, commentato, menzionato, tutte le interazioni che in un modo o nell'altro tu instauri con Twitter. Sì. Sì. È per quello che nel piano editoriale di mantenimento della coda lunga del festival, nonostante non ci sia budget, noi abbiamo deciso di portare avanti l'attività uscendo con 3 posti a settimana, perché smettere di postare, cioè è come, beh, allora, io quando lavoro ci metto un po' di anima, di cuore, di passione, quindi giustamente se io abbandonassi la pagina, allora, mio incarico finisce, ok, abbandono la pagina Facebook, significa farla cadere nell'oblio esattamente come hai detto tu. Non li recuperi. Allora, o non li recuperi sostanzialmente o l'anno dopo ricominci da zero. Ha senso? No, anche perché la gente deve avere una dimensione di continuità. Un festival è un'attività particolare perché comunque si svolge in un periodo intenso e quindi è logico che tu la segui nel periodo poco prima del festival, durante il festival e esattamente dopo, perché vuoi vedere che cosa succede. Durante i periodi di latenza, di resilienza, tu un minimo la devi amare, però anche in modo rispettoso, per questo ti dico che l'importante è comunque esserci con continuatività. Sì? Sì. Dipende quanto è intensa la tua attività, non c'è la regola aurea.
Nel senso che allora, sotto se tu hai almeno 3 posti li devi fare. E ovviamente dipende dai contenuti. Così allora, se invece ci sono festival molto intensi, ci sono festival ad esempio che si svolgono nell'arco di un fine settimana, perché in Italia si chiama tutto festival adesso, no? Quindi tutto è festival. È logico che se tu hai un festival di 3 giorni, i contenuti suppongo che tu li abbia e se non li hai cambia lavoro, nel senso che non è possibile che se tu fai 3 giorni di attività di sicuro hai qualcosa da dire in termini di programmazione, in termini di contenuto, in termini di artisti, in termini di attività collaterale, in termini di accoglienza, in termini di come mi oriento, in termini di rapporto, qualcosa c'hai da dire di sicuro. Dipende da quanto è assidua la tua programmazione. Se tu hai 5 eventi in un giorno, ti faccio l'esempio di Spoleto che ce l'avevo l'anno scorso. Spoleto dura più o meno un mese. Il lunedì giorno di chiusura, martedì e mercoledì erano giorni leggermente morti, nel senso che c'era uno spettacolo e poi sempre continuativamente c'erano 3 mostre durante il festival. A partire dal giovedì il delirio, cioè io avevo contemporaneamente nel fine settimana circa 6 spettacoli al giorno, okay? Alcuni di questi però giovedì, venerdì, sabato e domenica, giovedì, venerdì, sabato e domenica, ad esempio, no? Lì allora tu ti metti, fai il piano ben preciso di quella che è l'attività programmata durante il festival. E capisci che cosa vuoi lanciare, che cosa vuoi rilanciare, ovvero piano editoriale deve essere fatto funzionalmente al piano reale di attività, da un lato, e dall'altro lato, io su Spoleto dovevo vendere, avevo bisogno di vendere, perché era uno dei miei obiettivi, funzionalmente a che cosa volevo spingere, cioè. Io sapevo, ad esempio, avevo Castello di Kafka con la regia di Barberio Corsetti che mi andava da solo, non aveva bisogno di essere venduto sostanzialmente, però io non potevo non parlarne su Facebook quando parlavo di Giorgio Barberio Corsetti la domenica sera, quando si chiudeva, perché tanto non avevo bisogno di promuoverlo. Avevo l'Adriana Asti, ottantenne, che manco 3 persone in teatro regalandogli i biglietti me l'andavano a sentire, e la spingevo, usciva al post il mercoledì sullo spettacolo dell'Adriana Asti. Le logiche poi devono essere strutturate, per quello ti dico che la logica del sistema social deve essere fatta in stretta sinergia con la strategia di marketing. Io, tornando sempre a questo discorso, come si pianifica e come si programma, siccome ogni settimana sostanzialmente io avevo 3 nuovi spettacoli da rilanciare, dai 3 ai 5 nuovi spettacoli, scusa, perché poi devo far mente locale, dai 3 ai 5 nuovi spettacoli ogni settimana da rilanciare, io il martedì facevo una cosa molto carina che si chiamava la tua copertina su Facebook, ovvero gli spettacoli nuovi che sarebbero entrati a partire dal giovedì, avevo le foto di scena, per ogni spettacolo mettevo 2/3 foto e facevo un contest online in cui facevo scegliere ai fan la pagina della copertina. Foto sempre molto belle, non è che gli mettessi chissà la foto scrausa, foto personalizzate proprio, anche col logo del festival, però
Perché facevo questo? Perché questo mi consentiva di parlare degli spettacoli. Mettendo le foto, io poi creavo interazione, interesse e curiosità legata agli spettacoli che poi dovevo andare a vendere la settimana successiva, quella settimana stessa. Lo fai in modo indiretto. Io ti presento tutto quello che viene, ma non ti sto dicendo che ti sto presentando quello che succede al festival, ti sto dicendo che ti sto chiedendo di scegliermi la copertina tra delle foto di scena che ti presentano lo spettacolo e attraverso le quali ti racconto lo spettacolo e grazie alle quali ti parlo degli spettacoli. Creandoti curiosità, facendoti immaginare, dandoti due notizie sugli interpreti, sul regista. Io non sto gabbando nessuno e non sto, ti sto semplicemente, questo è un modo corretto di fare pianificazione. In strettissima sinergia con i lanci dei nuovi spettacoli, i dati di biglietteria, perché comunque, adesso ho trovato l'esempio del Castello di Kafka, il Castello di Kafka mi si vendeva da solo, però appunto per me era uno spettacolo importante, perché era uno spettacolo, l'unico spettacolo di ricerca bello che c'avevo, cioè io ne volevo parlare, non potevo non parlarne, però dovevo fare in modo che la gente non è che proprio mi dicesse ah ok, allora dove trovo i biglietti, perché poi io dovevo dire non ce li ho i biglietti da venderti e ci facevo una figura barbina. E quindi ne parlavo sempre oramai a chiusura, per comunque dargli visibilità, permettere che la gente vedesse le foto, vedesse le immagini e quant'altro, però che non fosse spinto all'azione. Cioè cercavo di limitare la call to act, o la call to action, come vogliamo chiamarla. Per cui quando tu mi dici quanto devo postare, come devo postare, sempre in base al tipo, alla frequenza della tua attività. In periodo non festivaliero io comunque ti consiglio, o non sotto evento, comunque tu devi mantenere una continuità, perché non puoi abbandonare la pagina Facebook e non puoi abbandonare i tuoi fan, perché i tuoi fan sono lì per un motivo e se ti hanno messo un mi piace tu li devi ringraziare ogni giorno e gli devi dare un motivo perché quello che tu fai a loro piaccia. Anche per quello, però tendenzialmente troviamoci uno scopo un pochino più nobile, perché se ci troviamo solo quello numerico poi dopo alla fine siamo poco motivati. Invece se oppure trovi dei modi diversi per promuovere. Appunto, io ti ho fatto questo esempio proprio perché la scelta della copertina era un modo per creare partecipazione. Poi la gente ci metteva il voto e commentava in più. E noi facevamo proprio le poll. Ok? Per cui dai il voto, quali sono le immagini che ti piacciono di più, se vuoi dici il perché. Quindi la gente agiva, interagiva, ci chiedeva cose. Io la promozione diretta sulla pagina Facebook non l'ho mai fatta, mai, e lungi da me dal farlo, neanche sotto tortura. Cioè io non metterei mai un'occasione imperdibile, 10 biglietti a 5 euro, vieni, stampa il tagliandino che trovi su Facebook e entri a 10 euro. Io non voglio questo dalla mia pagina Facebook. Cioè io voglio che sulla mia pagina Facebook la gente venga, dialoghi, mi chieda le cose, interagisca, mi chieda come prendere i biglietti, te lo dico come prendere i biglietti. Poi se decido di fare un'azione speciale per i fan la faccio, ma non voglio la scontistica, io voglio del valore aggiunto per i miei fan. Io gli voglio dare dell'esperienza, un modo per volermi sempre più bene, per interagire sempre di più con me. Li porto dietro le quinte piuttosto. Verso l'attività e non verso la offerta.
Sì, perché sono poi quelli che mi permettono anche di fare il salto di qualità. Io se ti devo fare un'offerta, ti porto a vedere il dietro le quinte, ti organizzo un aperitivo con i cantanti, ti organizzo un rencontre prima dell'opera, vieni a vedere com'è la buca dell'orchestra, ti porto sotto. Io voglio darti del valore aggiunto che ti faccia amare quello che io sto facendo e quello che amo io. Non voglio regalarti un biglietto a 5 euro, non me ne frega niente di regalarti un biglietto a 5 euro. E quando mi è stato chiesto regaliamo i biglietti a 5 euro su Facebook, io ho detto no, io non lo voglio fare, io non lo faccio, che non è quello. Cioè, invece ho fatto un'altra cosa, quella sì l'ho fatta. Sempre a Ravenna, lontano 2009, partner cioè finanziatore e sostenitore del Ravenna Festival è la Banca dei Monti dei Paschi di Siena, che mette a disposizione del festival, comperà al festival 100 abbonamenti da regalare agli studenti, cioè praticamente li paga lei. Io quelli li ho lanciati su Facebook. Quelli sì, e sono andati via nel giro di 2 giorni. Gli anni prima li avanzavano, perché i ragazzi non vogliono venire al festival. Ma vengono, no, non sanno cosa fai, ti credo che non ci vengono.